Chi è? È Paolo Fresu. È Paolo Fresu. Paolo Fresu! Buonasera! Grazie, grazie! Momentone, Paolo! Grazie. Tu una volta hai detto, con la tromba canto.
Cosa significa per te? È molto semplice, la tromba è il canto. Il pianoforte, uno mette le mani sulla tastiera e poi c'è qualcosa che risuona all'interno. La tromba è uno dei pochi strumenti dove c'è un bocchino, che è questo, che semplicemente bisogna far vibrare attraverso il corpo, cioè questo, se io vi soffio dentro non accade nulla, a meno che non faccia invece questa cosa qua. Che certo. Diventa un'altra poesia perché poi passa attraverso l'elettronica. Ma questo qua, se io soffio, alcuni dicono mi fai provare la tromba, e dico ma non suona. No. Perché per suonare la tromba bisogna fare una vera pernacchia dentro questo bocchino. Sì. Wow. E non è casuale probabilmente che tanti, se andiamo a vedere anche la grande storia del jazz, molti grandi trombettisti, a pensarci bene, erano anche dei grandissimi cantanti. Armstrong, Chet, Clark Terry, Dizzy Gillespie. Perché in realtà quando noi suoniamo la tromba cantiamo realmente dentro lo strumento, quindi la tromba è lo strumento del canto, non è l'unico ma sicuramente uno dei più importanti. Paolo, tu usi la respirazione circolare per suonare, ma ci vuoi spiegare un po' come si impara? Intanto io l'ho presa in Sardegna dai grandi suonatori di launeda. Le launeda sono questo strumento tradizionale dell'isola che è probabilmente lo strumento più antico, lo strumento polifonico più antico di tutto il Mediterraneo. Sono tre canne molto semplici e poi queste tre canne loro possono suonare con la respirazione continua, dunque apparentemente senza mai prendere fiato. Di fatto il fiato lo si prende col naso mentre lo si tira fuori con la bocca, quindi è questa la difficoltà per mezz'ora, 40 minuti, 50 minuti, però la respirazione continua si può prendere in una maniera molto semplice. Basta munirsi di un bicchiere d'acqua e di una cannuccia e piano piano c'è una modalità vedendo le bolle avete qua un bicchiere? No, io ce le abbiamo, guarda. Ma questi strano, sono, però noi abbiamo dei mezzi, non è che siamo qui. Abbiamo dei mezzi pazzeschi, proprio una cannuccetta. Quindi provo? Sì, se vuoi vedere, certo, se vuoi farci vedere, certo, suonaci certo questo bicchiere. Allora, sì, è molto semplice. L'obiettivo è cercare di far sì che l'acqua sia sempre con le bolle. Sì. Se questo in questo momento ovviamente non è, se questo accade vuol dire che stiamo ben utilizzando la respirazione circolare. Noi dobbiamo, questa diventa il nostro otre come in una cornamusa. Quindi nel momento in cui noi spingiamo stiamo prendendo contemporaneamente l'aria col naso, per quello si chiama respirazione circolare. Provo. Mezz'ora, no? La facciamo? Giusto? Tutta, la vogliamo vedere tutta. Sì. Già sono passati. Ecco, non so quanto dura la trasmissione. Possiamo cioè, andare potrebbe, avanti potrebbe durare per quanto tempo? Beh, con questa posso andare avanti per quanto voglio, quasi. Ma però meraviglia. Se poi mi viene fame mi devo fermare per pranzo, per cena. Perché ovviamente è molto più semplice, non implica, come dire, una resistenza. Nel caso dello strumento ovviamente è più... Sì. Meraviglioso. Tra l'altro fa benissimo fare respirazione circolare. Stavo per dirlo, è bellissimo perché diventa quasi una pratica di yoga di relazione con il nostro corpo e la nostra mente. Quanta, poi sei bellissimo con quel bicchiere lì, quella cannuccetta, cioè potremmo stare qui tutta la sera, come facciamo? Dobbiamo salutarci, purtroppo ci dispiace, grazie di essere stato qui con noi. Grazie di cuore. Paolo Fresu! Paolo Fresu!